Ciao, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi mi trovo sulle colline di Ponte dell'Olio, siamo più precisamente davanti all'oratorio di San Salvatore di Montesanto, una frazione appunto di Ponte dell'Olio. Mi trovo seduto sopra questa comoda panchina perché quello di cui vorrei parlarvi è un progetto che ho in mente da diverso tempo. Fino ad oggi quello che ho svolto sono stati dei trekking giornalieri. Abbiamo camminato lungo la Val Trebbia, alcune volte la Val Nure. Ci sono state delle volte che siamo stati anche in Baltidone e poi abbiamo sconfinato fino in Liguria. Penso che sia arrivata l'ora di alzare leggermente l'asticella di difficoltà e di provare un trekking di più giorni. Il sentiero di più giorni che ho deciso di affrontare sono le vie del sale. Si chiamano vie del sale e non via del sale, perché in realtà ci sono due punti di partenza e tanti di arrivo. La principale via del sale, e quella che è anche la più famosa, è quella che parte dal comune di Varzi e arriva in Liguria. Esiste un secondo punto di partenza che è la variante piacentina, viene chiamata variante piacentina, il cui punto di partenza è a Travo. Per quanto riguarda poi il punto di arrivo, invece ce ne sono veramente tanti. C'è chi decide di arrivare a Sori, a Recco, a Portofino, insomma ce ne sono veramente tanti. Io ho deciso di arrivare nel comune di Camogli, quindi la mia via del sale sarà quella che da Varzi arriva a Camogli. Le tappe quindi saranno quattro. La prima tappa sarà quella che dal comune di Varzi arriva sul Monte Chiappo. Sono circa 18 km e circa 1500 di dislivello. La seconda tappa invece sarà quella che dal Monte Chiappo arriva al rifugio del Parco dell'Antola. 17 km e circa 655 di dislivello. La terza tappa invece sarà quella che dal rifugio del Parco dell'Antola arriva al comune di Uscio, circa 29 km di distanza e 541 di dislivello. Infine l'ultima tappa è quella che dal comune di Uscio arriva al comune di Camogli, 15 km è quella più breve, 740 di dislivello e quindi si arriverà al mare. Il tutto per un complessivo di circa 80 km totali.
Allora, lungo le quattro tappe si possono trovare dislocati qua e là diversi B&B, alberghi e rifugi dove mangiare e pernottare. Quindi non avremo problemi di mangiare né quelli di farci una doccia. Si può anche dormire in queste strutture e sicuramente una, due sere anch'io ne approfitterò. Ma vorrei portarmi con me la tenda per fare una nuova esperienza che non ho mai fatto se non quando sono andato in campeggio. Scegliendo quindi di pernottare in tenda, ho dovuto decidere quale attrezzatura comprare e di conseguenza quale portarmi dentro nel mio zaino. I video quindi che seguiranno su questo canale parleranno appunto dell'attrezzatura che ho deciso di comprare e di portarmi con me lungo le vie del sale. Non voglio subito precisare che non saranno delle recensioni, non penso di essere la persona qualificata con più esperienza per portarvi questi contenuti, ma vuole essere solamente una condivisione delle mie scelte. So già che qualcosa avrò sbagliato, ma penso che sia normale sbagliare per poi migliorarsi. Bene, io penso che quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Se anche questo breve video vi è piaciuto, mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e questo è tutto. Ciao belli!